Negli ultimi giorni il mondo del gossip è stato scosso da una faida accesa tra Paola Caruso, il suo futuro sposo Gianmarco e Simona, ex compagna di quest'ultimo. La situazione è esplosa dopo che Paola ha annunciato il suo fidanzamento a Verissimo, rivelando che le nozze sono programmate per luglio 2025. Questo annuncio ha innescato una serie di reazioni, in particolare da parte di Simona, che ha deciso di esprimere il suo disappunto attraverso i social media. Simona ha accusato Paola e Gianmarco di aver iniziato la loro relazione, mentre lei era ancora con lui. Ha affermato che Gianmarco ha tentato di tornare con lei fino a quest'estate e che è stata lei a chiudere definitivamente la loro storia dopo aver scoperto la nuova frequentazione. Inoltre, ha rivelato che i due si sarebbero scambiati i numeri di telefono in segreto durante un incontro a Monte Carlo. Le sue parole hanno dipinto un quadro ben diverso da quello presentato da Paola Verissimo, dove la relazione è stata descritta come idilliaca. Di fronte alle pesanti accuse di Simona, Paola ha risposto con un post su Instagram, sottolineando che Simona non ha alcun titolo per parlare, dato che non è mai stata sposata con Gianmarco. Gianmarco, dal canto suo, ha pubblicato un lungo messaggio in cui esprime il suo disappunto per le affermazioni fatte da Simona. Ha ribadito che non c'è stato alcun tradimento e ha chiarito che la loro relazione è iniziata solo dopo la separazione consensuale avvenuta nel 2020. Ha anche difeso Paola, definendola una donna con la D maiuscola e sottolineando l'importanza della famiglia. La tensione tra le parti coinvolte sembra destinata a continuare, con la possibilità che la situazione venga ulteriormente amplificata dai media. La faida potrebbe diventare un argomento di discussione nei talk show, con Simona pronta a rispondere alle affermazioni di Gianmarco e Paola. La questione solleva interrogativi su come le relazioni personali possano essere influenzate dalla visibilità pubblica e dal gossip. In un mondo dove le vite private diventano spettacolo, è interessante osservare come si sviluppa questa storia.